Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione del magazine di Telecosta Smeralda. Allora c'è già un dato, oggi 1 agosto possiamo fare un primo bilancio di quella che è stata la stagione estiva fino a questo momento, eppure c'è una flessione in particolare maggio-giugno, i dati parlano addirittura di un 20% anche nell'extra alberghiero, settore che fino a questo momento insomma aveva tenuto abbastanza, quindi l'industria delle vacanze confida adesso nel last minute, vediamo cosa accadrà fino insomma al 31 di agosto. Resiste, ma c'è una flessione. L'extraalberghiero, tanto amato e in alcuni casi preferito dai turisti agli alberghi, in questa stagione 2023, da numeri altalenanti, meglio scrivere e leggere dai commenti o dalle dichiarazioni partigiane, gode sì di buona salute, ma potrebbe stare meglio, molto meglio. B&B Anfittacamere fanno i conti, i primi bilanci, auspicando nell'ottavo mese dell'anno, agosto, e perché no, anche settembre e ottobre, un calo quindi, anche se il mercato resiste appunto. Quest'anno effettivamente abbiamo in questo momento una flessione di circa il 20% delle prenotazioni per il mese di luglio, mentre invece i mesi di aprile, maggio e giugno sono andati abbastanza bene, in linea con l'anno precedente. Questa flessione sì, potrebbe essere dovuta all'aumento anche delle strutture ricettive che solo su Cagliari hanno superato le 1600 circa. Parliamo di oltre 3.000 strutture extraalberghiere nella città metropolitana di Cagliari, però questo calo sicuramente è dovuto anche al prezzo dei trasporti aerei e traghetti, quindi non è soltanto una questione di numero di strutture ricettive. Per i mesi di agosto, settembre e ottobre anche le prenotazioni in questo caso tardano ad arrivare. Abbiamo visto che adesso ci sono diverse offerte che permetterebbero di arrivare in Sardegna a prezzi più moderati e questo ci fa ben sperare per il last minute nei prossimi mesi e quindi speriamo che poi l'andamento possa per i mesi di agosto, settembre, ottobre alla fine essere in linea con gli anni precedenti, soprattutto con il 2022 che per noi è stato un anno veramente positivo. Insomma, meglio andarci cauti, almeno per scaramanzia. Certo che Cagliari in particolare vive sempre in bilico per quanto riguarda i servizi offerti ai turisti e non ci vuole un'inchiesta dettagliata per cogliere alcune perplessità abbastanza palesi e croniche come i trasporti, il caro prezzi, l'inflazione oppure il non trovare un taxi magari di notte, magari dall'aeroporto o dalla spiaggia dei 100.000. Ma questa è un'altra storia o forse no. Oggi il dato più rilevante è questa pausa di riflessione o una flessione appunto delle richieste. Le motivazioni possono essere differenti. Durante il periodo del Covid le persone hanno messo da parte dei soldi e quindi appena si è potuto uscire sicuramente li hanno spesi subito per andare in vacanza e avevano anche un po' di paura di allontanarsi, quindi questo ha fatto sì che la Sardegna e altre regioni d'Italia fossero privilegiate, mentre invece adesso che questa paura non c'è più sono di nuovo molto appetibili destinazioni anche più economiche come l'Egitto, la Croazia, le isole spagnole, l'Albania e così via, dove se anche il costo del biglietto aereo e del trasporto è equivalente a quello per arrivare in Sardegna, poi lì la vacanza si sa costa meno perché loro hanno comunque meno spese rispetto a quelle che abbiamo noi in Sardegna. Altra considerazione che per dire, considerato che i prezzi dei trasporti erano così cari, per dire chi abita dall'Emilia Romagna in giù probabilmente spende per andare una settimana in Puglia lo stesso tanto che spenderebbe solo di traghetto per arrivare in Sardegna. Insomma, meglio vedere il bicchiere mezzo pieno. L'extraalberghiero comunque resiste e piace. Così come piace, anzi piacciono ai turisti, sia quelli di ritorno che quelli che arrivano per la prima volta nell'isola, le tante feste patronali, insomma quelle che hanno festeggiamenti religiosi e civili insieme, dove appunto la spiritualità si unisce alla cultura e al turismo. E la Sardegna, un dato su tutti, è la regione italiana che ha il maggior numero, pensate, di feste religiose e identitarie.
paese che va ai feste religiose che trovi, soprattutto in Sardegna, dove sono almeno un migliaio le feste sacre e identitarie, tanto da far conquistare all'isola il primo posto tra le regioni italiane per numero di eventi legati più delle volte alla ricorrenza del santo patrono. Ma spesso è anche l'estate a portare con sé tradizioni e folklore, tra spiritualità, cultura e turismo, al mare o in montagna, fra i vicoli del paese o nelle piazze di città. Festività sentite con devozione e vissute con fede che intrecciano rievocazioni storiche o usanze tipiche, garantendo anche il divertimento, accompagnate da ricchi programmi di eventi e immancabili spettacoli pirotecnici. La Sardegna oggi detiene il maggior numero di feste identitarie e religiose di tutta Italia, sono tante. Allora questa è un'occasione da non perdere e con il turismo lento, il turismo religioso è una grande opportunità veramente di dare un'offerta turistica dove si viene per fare un cammino lento, un cammino spirituale, ma soprattutto anche per creare opportunità di lavoro. Pensate quante guide turistiche possono lavorare in più. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, sono infatti circa 300 milioni i turisti che ogni anno visitano i principali siti religiosi e 600 milioni i viaggi religiosi nazionali e internazionali effettuati ogni anno per un valore economico di 18 miliardi di euro. Secondo una recente indagine dell'ISNART, l'Istituto Nazionale delle Ricerche Turistiche, in Italia si registrano 5,6 milioni di presenze che scelgono il bel paese proprio per riti, tradizioni, simbolismi e storia. E se nelle altre regioni si confermano mete privilegiate Assisi, San Giovanni Rotondo, Roma e Padova, nell'isola le feste religiose vanno dai riti della Settimana Santa, spesso di ispirazione iberica, alla festa di Sant'Efisio a Cagliari o di Sant'Antioco, patrono della Sardegna, passando per il Redentore a Nuoro e l'Ardia di Santo Antine a Sedilo, senza contare poi il movimento attorno al culto francescano di Sant'Ignazio da Laconi e Fra Nicola da Gestoli o ancora i tanti sardi beati, un flusso turistico che genera indotto e opportunità professionali. Noi abbiamo formato per la prima volta, grazie alla CEI, alla Conferenza Episcopale Sarda, abbiamo formato due corsi di guide turistiche religiose, siamo gli unici in Italia. Questa è una cosa che ho voluto fortemente io e con grande successo, e ne faremo anche altri corsi, adesso, probabilmente tra ottobre e dicembre altri due corsi, perché questo settore di offerta turistica sta sempre aumentando e quindi noi siamo in linea anche con la richiesta, non solo mare, vuol dire anche volgere interno, e questa è una grande risposta, ma non basta ovviamente, anche al tema dello spopolamento. Dalla musica delle Launeddas a quella della chitarra del leggendario Mike Stern, musicista insomma tra i più incredibili della sua generazione, che domenica si è esibito a Cagliari al Conservatorio nell'ambito del cartellone del Culture Festival. È sempre in forma più che mai lo storico chitarrista Mike Stern, esibitosi domenica presso il Conservatorio di Musica di Cagliari, accompagnato dalla sua band che ha deliziato i presenti con un concerto di alto profilo. L'artista, nato a Boston nel 1953, ha spaziato durante la sua performance tra jazz e fusion. Mike Stern è considerato uno dei più grandi chitarristi jazz della sua generazione. Ha la capacità unica di suonare con la finezza di Jim Hall, lo seguito trainante di Wes Montgomery e l'attacco turbolento Overdrive di Jimi Hendrix. Cresciuto nell'area di Washington, Stern venerava tutti e tre gli immortali chitarristi, insieme ai potenti blues come Albert e B.B. King. Aspetti di quelle influenze che possono essere ascoltati nel suo modo di suonare nelle 18 registrazioni che ha pubblicato come leader. Non so esattamente cosa mi spinge ad andare avanti, sicuramente sono i miei compagni della band che mi sculacciano per andare avanti, per non fermarmi, così ha detto, però dice sicuramente suonare con questi grandi artisti, poi è contentissimo dell'album che sta per uscire, ha fatto una lista di nomi, una svizzera di nomi paurosi, e quindi non vedo l'ora di ascoltarlo perché è molto interessante.
interessante. L'evento è stato organizzato da Cultura Festival dell'Associazione Sardegna Pro Arte, diretto alla direzione artistica del violinista e compositore Simone Pittau. Il festival è iniziato già ad aprile a San Luri, in un bellissimo birrificio. Abbiamo fatto dei concerti a modo di jazz club. E stasera c'è stato un concerto strepitoso per la prima volta con anche la moglie di Mike Stern sul palco, Danny. Chiunque potrebbe essere proprio il front band della situazione, perché sono fuori classe, insomma, musicisti storici. Poi il 14 agosto avremo la Band Union di Daniele di Bonaventura, con Pilar Patassini guest singer. Poi il 19 Mario Biondi a Cagliari, il 20 sempre Mario Biondi a Morvolo, e poi tante altre cose che stiamo concretizzando, che speriamo di realizzare appunto tra Cagliari e San Luri. Nato nel 2008, il festival abbraccia tutte le arti: musica, teatro, danza, letteratura, poesia, pittura, scultura, ceramica, cinema, fotografia, con l'obiettivo di promuovere la Sardegna e valorizzare i giovani nei vari ambiti artistici. Adesso allo sport, all'equitazione, ci spostiamo a San Leonardo per il Gran Premio. 220 binomi iscritti, un'atmosfera accogliente, poi tanti, tantissimi ragazzi e ragazze iscritti. Il Gran Premio di salto ad ostacoli, che il fine settimana ha arricchito l'offerta sportiva, ma non solo, anche turistica, di San Leonardo, ha premiato Denise Poddig, Matteo Brandino e Giovanni Carboni, che conquistano così il podio al centro fieristico Lussurgese. Giovanissimi cavalieri amazzoni, le loro famiglie e alberghi di Santo Lussurgio affollati per la gioia degli operatori turistici del territorio, nella consapevolezza che lo sport sia volano anche di economia. Santo Lussurgio continua a credere molto nelle attività equestri, non solo evidentemente per la forte tradizione che ha contraddistinto e contraddistingue il nostro paese sin dai tempi remoti, ma anche come occasione di valorizzazione del paese, valorizzazione della borgata di San Leonardo, e occasione di coesione sociale, occasione di attrazione di turisti, di attrazione di persone che amano lo sport, amano l'equitazione e amano anche tutto ciò che è attorno a questo mondo. È stata una 3 giorni intensa e divertente, quella organizzata dal Circolo Ippico Grighine di Enrico Carcangio, in collaborazione col Circolo Ippico Usignolo di Roberto Pau e il Comune di Santo Lussurgio. I risultati danno conto innanzitutto del Gran Premio dedicato ai brevetti, la B110, con ben 27 giovanissimi in gara. 10 sono andati al barrage e alla fine ha vinto Denise Poddig, su Alicia della Caccia, che ha chiuso senza errori. Dietro di lei Alice Zucca su Natali, che ha sbagliato solo un verticale, ma ha comunque fatto registrare un tempo più rapido di Alessandro Corredo su Corleone. Il Gran Premio riservato ai cavalieri di primo grado ha invece visto il successo di Matteo Brandino su Berenice, mentre nel Gran Premio C135, aperto anche ai cavalieri di secondo grado, percorso netto per Giovanni Carboni su ITSG. Gli altri gradini del podio sono stati occupati da Antonio Murruzzo su Royo Quito e Antonio Meloni su Vadir. È riuscita a coinvolgere tutti, dai ragazzini agli amatori, e ha affascinato unire la corsa al cavallo che saltava, tutte iniziative che fanno bene allo sport, all'equitazione, danno coinvolgimento, entusiasmo a tutti quanti, genitori, ragazzi che montano, molto bello. Siamo trovati molto bene. La giornata di sabato sera è stata la più divertente, con gare come la C115 Jump and Run, che alterna il salto alla corsa del cavaliere a piedi col cavallo alla mano, e poi la B110 speciale a difficoltà progressive con gelli. Del resto l'obiettivo era proprio quello di dare tanto spazio a giovanissimi e giovanissime. Dobbiamo coltivare la base, i ragazzini, i bambini, con la speranza di portarli avanti e farli arrivare ai livelli più alti, ma dal basso, bisogna partire dal basso. Allora è tutto anche per questa edizione, naturalmente io vi ringrazio per aver scelto anche oggi la nostra informazione, e come sempre vi do appuntamento alle edizioni successive, e qualora aveste perso appunto il nostro TG di oggi, potete comunque rivederlo sulle nostre piattaforme social. Adesso è veramente tutto, grazie e arrivederci.